messaggio per questa mattina e utilizzeremo varie carte. Iniziamo da quelle di Lupo Alberto e nel mazzo ce n'è una nello specifico, vi faccio notare, già girata, rivolta verso di noi. La mettiamo qui. Quindi qualcosa sta per esprimersi davanti a noi, vuole portarci ad una condizione di equilibrio. Ma bisogna essere onesti. Ok, va bene così, ti dice il giudice, non c'è problema, ti voglio credere. Ma ricorda con questo braccio in alto che io adesso ti osservo. Quindi io do per buono tutto quello che mi hai raccontato, vi sta dicendo la vita in questo momento, ma da oggi in poi controllerò se ciò che conseguirai, i tuoi gesti e le tue parole, sarà in linea con quello che mi stai dicendo. Perché? Perché io ti voglio bene ed è un sentimento sincero, non è un amore che vuole il possesso, ma vuole il sostegno. Allora, poiché io voglio sostegno da parte tua, sono disposta, disposto per primo a darti sostegno. E sei un peso notevole. E beh, perché sei un insieme di pensieri non espressi che io devo prendere per buoni così a pacchetto. Mi sei giunto dinanzi con le tue parole che prendo per buone da oggi in poi. No? Chi ha avuto, avuto, avuto. Grande poesia, chi ha dato, 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 e scordiamoci il passato, ma nell'oggi questo presente diventa davvero una pietra miliare e quello non lo potrò mai dimenticare, cioè l'inizio che è già diventato un piccolo futuro, un attimo dietro le mie spalle. Vediamo dove stiamo andando allora. La vita vi dice che qualcuno torna, vi racconta quello che è successo nel frattempo. Torna da voi con tanta roba dentro e non la vuole tirare fuori. Il peso è suo, ma il peso diventa anche vostro. E infatti questa mamma, sacrificio e generosità, tutta casa e famiglia. Voi siete disposte e disposti a accogliere questa persona perché in realtà vi manca e ve la riprendete così, senza chiedere, ma con un patto, sottoscrivendo un patto. Da qui in avanti io voglio che tu sia corretta, corretto nei miei confronti. Beh, voi avete consapevolezza che questo personaggio, questo uomo, questa donna è abbastanza particolare e quindi accettate le stranezze perché non sono un punto d'arrivo della sua vita, è un po' tutto il ritmo che la sua vita ha avuto. Lui sta tamburellando, ha sempre dato un ritmo, follia quanto basta. Che apre sì, come dice la carta, all'avventura, all'ottimismo, però a volte ha portato questa persona anche a gettarsi a capofitto, con la testa che è come lo scolapasta, colabrodo, che fa acqua da tutte le parti, quindi senza ragionare in maniera calma, lungimirante, mirata, si è gettato a capofitto seguendo le passioni che normalmente cerca di censurare. Ecco, a volte queste passioni le ha seguite senza neanche chiedersi ma dov'è che mi stanno portando. Non voglio dire il cammino per raggiungere la meta, ma la meta in sé qual è? E andiamo a vedere cosa ci vogliono ancora dire altre carte. Quindi questa persona torna con il suo bagaglio di guai, voi riprendete persona e bagaglio di guai, non volete neanche insistere, non volete neanche le giustificazioni, non volete rimproveri, volete ricominciare, come canta Pappalardo, ricominciare dal qui e ora, fare che questo qui e ora diventi la base solida per una costruzione futura. Beh, questa è la carta d'apertura mazzo, ma è pur sempre la carta del mondo. Quindi ricostruire assieme, questa volta sono io che ti guido, tu mi segui, ti fidi e affrontiamo piano piano tutti i piccoli inconvenienti, perché alle nostre spalle, dietro quelle pietre, dietro la pietra miliare, dietro quelle montagne, ci sono ancora delle situazioni che evidentemente bruciano. Possono far male a te, possono far male a me, ognuno ha le proprie. È vero che nell'oggi non abbiamo molto margine d'azione, una situazione sospesa, ma la base è solida e sotto c'è tanto sentimento. Ma se non cominciassimo a muoverci su una base solida, comunque noi in quel sentimento sprofonderemmo e probabilmente non siamo neanche in grado di galleggiare con leggerezza perché dentro di noi c'è un peso notevole, un peso specifico che altri non possono vedere. Quella pietra è il nostro cuore, spesso il cuore viene anche paragonato ad un cuore di pietra quando ha dimenticato come si fa ad amare o quando non riesce più a lasciarsi andare, però in questo caso il nostro cuore, per quanto magari di pietra pesante e appesantito, ci sostiene, cioè nonostante tutto è lui che sostiene noi e come io sostengo te
della carta che abbiamo visto prima, cioè comunque questo sentimento che con calma e senza pretendere sostiene entrambi. Si sta per sbloccare una situazione fortunata ed è un canale energetico privilegiato. Se avete in mente com'è l'albero della vita, l'albero delle zefire con le varie possibilità di percorso, cioè da Malkuth a Keter c'è una via preferenziale che a volte può essere percorsa senza dover attraversare tutte le strade laterali. E questa energia che si sta sprigionando di nuovo da qualcosa che è a terra e che rappresenta la nostra base, ci sono tutti gli strumenti qui di un lavoro già fatto all'inizio, nasce dalla cooperazione, da questo creare nuovamente un circuito di trasmissione. Rientriamo in contatto, l'energia è di nuovo trasmessa. Quando nel circuito elettrico c'è un'interruzione, non passa l'energia, non c'è luce, quindi non si fa luce, non c'è visibilità, non si fa chiarezza. Qui c'è il recupero di un'amicizia, di un amore, di una conoscenza che riparte nell'oggi, senza porsi il problema di tutto quello che è accaduto prima, riparte in maniera solida, sincera, dalla base, ricostruisce da zero, ma c'è proprio questa fiducia reciproca, questo contatto, questo aprirsi l'uno all'altra, l'uno all'altro o l'una all'altro, fate voi, però mantenere il contatto, perché solamente se c'è contatto, l'impianto no, perché non funziona, non fa contatto. Le cose che ci circondano ci spiegano com'è che si vive, perché a volte partendo dalla materia, fine a se stessa, essendo anche noi fatti di materia, si capisce com'è che nelle cose tangibili noi abbiamo fatto entrare una specie di anima, l'energia. Poi quell'energia non è lo spirito, non è l'anima, ma è comunque un passo prima di raggiungere un'anima o uno spirito. Tant'è vero che quando vediamo i film di fantascienza, con i robot super perfezionati si dice: no, vabbè, ma saranno sempre inferiori all'uomo perché gli manca l'anima, gli mancherà sempre l'anima. Non è detto, perché tutta quella tecnologia potrà portarli a sviluppare un pensiero che sembra consapevole e autocosciente. Fatto sta che qui abbiamo qualcosa che da un passato molto remoto vi lega nel bene e nel male, anche quando ci sono le distanze, i silenzi, soffrite della sofferenza dell'altro o comunque percepite l'altro. E diventa tormento anche questo. State cercando di indagare nell'oggi perché questa persona che non vedete, non sentite, fa parte della vostra libreria, la vostra biblioteca personale, fa parte di quei libri che avete letto e che non potete dimenticare e che in fondo avete sottolineato, perché magari c'era qualcosa che vi è stato di insegnamento. E nell'oggi vorreste rincorrere l'autore per chiedere meglio spiegazione di quella frase che non vi risuona più o che forse credete possa avere anche un significato nascosto, recondito. Oggi mi interrogo su quello che tu hai fatto, tutto quello che tu hai detto, e oggi capisco che forse all'epoca ho frainteso. E quindi c'è proprio la volontà, carta del diavolo, la tentazione di fare luce con i piccoli mezzi che abbiamo e di scrivere, contattare. Siamo con un foglio, la penna Bic, e stiamo scrivendo o stiamo contattando questa persona. La carta del diavolo ci chiama in causa dicendo: fallo, non ti preoccupare. Qui all'inferno che si fa si sconta qualche errore, si sconta qualche peccato, si perdona a prescindere, anche perché altrimenti sono fantasmi che ti tormentano, e questi fantasmi che ti tormentano ti chiamano a emergere nuovamente, a rinascere. Abbiamo la persona anziana, abbiamo il bambino, la bambina, ci sei tu, per ricreare questo circuito, questo circolo virtuoso e non vizioso, bisogna ristabilire il contatto, come cantano i Negramaro. Quest'oggi vi dedico anche la canzone. E come andrà questa situazione? Per ora c'è contrarietà. Perché? Perché c'è un blocco, e questo blocco riguarda anche l'altra persona dall'altra parte. Ciò che vi frena è il timore di trovare una contrarietà e una non volontà di ascoltarvi, di sentirvi e di chiarirvi, perché nel frattempo sono aumentati i timori e le paure. Allora vediamo un'altra cosa, un'altra carta con questa e chiudiamo con Lupo Alberto. Verrà superata la contrarietà? Ma sì, perché è solamente una sorta di reazione da bambino che ci è rimasto male o bambina che ci è rimasta male, ma che vi sta aspettando dal primo momento in cui non vi siete presentate, presentati. Anzi, ha già preparato il picnic per due, è lì da sola in attesa di quelle attese, che funzionano dicendosi: ma sì, dai, un altro minuto, se non arriva non mi presento mai più. E poi sono mesi che sta lì, no? Come quelle frasi che si leggono: guarda, se non ci impieghi troppo, ti aspetterò tutta la vita. Ok, e la chiusura di questo messaggio di oggi ci dice che: fanciulle, fanciulli, qui c'è qualche resistenza
data anche un po' dall'educazione e dal carattere che sembra avere la meglio su di voi, perché comunque lo stato d'animo è confuso, un po' depresso, state un po' giù e cercate di vincere questo malessere, perché in realtà questa luna non vi vuole ingannare, è una luna romantica ed è il portale al quale ogni sera, poi oggi soprattutto la luna, vi rivolgete con lo sguardo, non anestetizzate, non annebbiate i vostri sensi, tutt'al più il bicchiere di vino vi serve per superare un po' quelle censure che normalmente la razionalità mantiene allerta, no? Quando accade che il giorno dopo chiedete all'amica: ma che ho fatto ieri? Ho scritto, eravamo in discoteca, ho bevuto, ero ubriaca e ho scritto, non avrei voluto. No, in realtà avresti voluto. Quel bicchiere di prosecco ti è servito per trovare il coraggio e avere anche una giustificazione e dirti: vabbè, ma ero ubriaca, ubriaco, ma a noi non interessa, perché ciò che conta nel bene e nel male sono sempre gli effetti. Siete curiosi, vediamo anche gli effetti. Allora, gli effetti sono le vostre paure. Allora, no, io voglio andare avanti perché oramai questa lettura mi ha appassionata. E diciamo che da un lato questo potrebbe essere il vostro timore, potrebbe essere quello che accadrà, che la persona che vi verrà a tornare come prima reazione avrà quella di mettersi sulla difensiva. E anche però non si può dire, che orrore, vabbè, ma va presa in considerazione una cosa. Questo siete voi e quindi è una vostra paura, e la paura di passare per ipocriti o comunque di essere giudicati dall'apparenza, la forma innanzitutto, e di essere stati troppo duri nei confronti di questa persona. Voi temete di non passarla franca perché in fondo, per quanto vi volete convincere di essere nel giusto, un pochino sentite che qualche colpa l'avete anche voi. Magari non voluta, però è come la questione degli effetti, oramai è successo. Quindi sarete veramente visti in questo modo? Beh, più andiamo avanti e più non ve lo vogliono dire le carte come sarete visti, perché siete bloccatissimi. Pigrizia, immobilità, è difficile districarsi ed è difficile districare anche i pensieri, perché qui tra l'altro siamo confusi con la carta della luna. Allora, io vi posso dire una cosa, questa persona non vede l'ora di riabbracciarvi. Il problema, se lo vogliamo chiamare problema, è che voi siete molto forti, intelligenti, lucidi e non vi lasciate andare. Quindi le carte ci dicono che prima che voi possiate muovervi, ci saranno ancora tante plausibili giustificazioni che ripeterete alla vostra mente per rimanere in questa zona di comfort dell'appeso che non si sblocca. Quindi, poiché non possiamo andare avanti ad oltranza ed ho già utilizzato troppe carte per il messaggio del mattino e ne uso di meno, vi dico che vi lascio così, perché la prova probabilmente andare oltre questi timori qui. Voi sapete già chi vi sta aspettando e come vi sta aspettando, e sapete già dalle carte di prima che cosa accadrà. Si sblocca tutto. E allora, cosa volete che vi dicano di più le carte? Come verrete accolti? A braccia aperte. Il problema sarà che le braccia aperte che vi accoglieranno si prenderanno un bel peso, però è anche confortante sapere di avere qualcosa, perché ci dà la nostra presenza. In contrasto con il peso che sorreggiamo, sentiamo anche la nostra forza, perché ci dobbiamo far forza. Fatemi sapere, un bacio.